Non ho neanche finito di scrivere la puntata, non posso. Secondo me era scritta molto bene. Certo, c'era qualche errorino, ma l'ho corretto io. You say that. Che c'è? Che guai? Non vuoi un passaggio a casa? Non so nemmeno come ti chiami. Edoardo Incanti, tu non mi piaci. Io mi sono innamorata di Edoardo. Io non sono la tua ragazza. Sì, che lo sai. La famiglia non c'entra con il sangue e con il tempo, a volte anche una sola persona, anche se conosciuta da poco, può essere così importante e speciale per diventare una piccola. Voglio capire perché stai rinchiusa dentro una stanza da 3 giorni. Te l'ho detto, alla febbre. Okay. E perché non mi vuoi vedere? È vero, ti voglio vedere. Non riesco a mangiare, non riesco a dormire, non riesco a concentrarmi. Non riesco a respirare, mi sento morire, te lo giuro. Sì, mi sento morire. Guardi un attimo, guardami. Guardami. Tu mi stai morendo, ok? Ok? Respira. Da quando sono piccola faccio tutto da sola, mi pulisco la casa, metto a posto i vestiti, tutto, cucino. Pensa che a 14 anni avevo l'appendicite e sono andata in ospedale con il taxi perché non avevo nessuno che mi poteva accompagnare. Ho avuto paura che potesse farlo tutto. Ti farò mai del male. Sono andata in questura. Perché? Che è successo? Avete scopato? Lo so. Edo.